Nuova puntata di Lunamark. Sei fortunata, sei fortunato, perché certamente la stai guardando con l'acqua fino alle caviglie, sei in vacanza, invece noi qua nevio a sgobbare come dei forsennati, perché siamo in pieno agosto, in cui tutta l'Italia è ferma, tutta l'Italia è in vacanza. Quindi di questa tematica parliamo in Lunamark. L'Italia in vacanza e il marketing, puoi metterlo in vacanza anche lui, che diciamo ogni anno dobbiamo fare un inciso su questo tema. Intanto bisogna dire che siamo rigorosamente in diretta, quindi certo. siamo all'inizio di agosto e certo. Noi siamo qua che certo. Stiamo registrando 35 certo. gradi in questo studio certo. E quindi mi raccomando, chi lavora e chi in realtà non lavora. Detto questo, è un tema questo, perché in Italia soprattutto ad agosto veramente si chiude la serranda. È un evergreen, noi lo parliamo ogni anno, perché secondo me è una battaglia che stiamo facendo per far capire... Persa o no? Una battaglia per il momento persa, bisogna capire neanche per il futuro. No, per il momento no, bisogna capire il futuro cosa succede. Il messaggio è... Non vuole essere di non andare in ferie, però le aziende devono continuare a lavorare. E poi è anche un po' strano il fatto che anche lo scorso anno, che era un anno particolare, chiusure, lockdown vari, dopo comunque, quando c'era da andare in vacanza, a fare le ferie, la gente faceva ferie. Quindi anche in momenti di, tra virgolette, difficoltà, dove bisogna cercare di lavorare di più, andare a caccia a fatturato, in realtà in Italia ad agosto si chiude. Ma allora io ti dico, quest'anno ho visto che non è base statistica, ho visto tanti già a luglio. Okay, pensavo dicessi, ho visto la gente visto che tanti, lavora di ho più. Ho visto tanti in ferie già a luglio. Certo. Magari lavoreranno un po' di più ad agosto. Secondo me stavano schiattando, non ce la facevano più, e quindi già a luglio, almeno una settimana, se la sono fatta in tanti. Però tornando un attimo seri, il tema... È un grande tema, perché noi, come diciamo sempre, abbiamo anche la fortuna di lavorare per, anche un po' la bravura, insomma, per molti clienti, e abbiamo dei benchmark. Quindi ad agosto, signori, ci sono i lead, ci sono le opportunità, si chiudono i contratti, cioè nel B2B non è che tutti chiudono, non parliamo di chi lavora con l'estero, dove veramente in giro per il mondo... un po' sorridendo, un po' alle volte, come dire, sbeffeggiandoci, sanno che noi italiani ad agosto si chiude. Ma anche per chi lavora solo con l'Italia, in realtà agosto è un periodo di grandi opportunità, e noi le vediamo con un sacco di campagne, un sacco di attività. Cioè è un vantaggio competitivo quello di offrire un servizio al mercato, e in più acquisire un cliente, trattenerlo è complesso, perderlo stai un attimo, quindi avere veramente il blackout della risposta, del feedback, quando vedo queste mail che girano chiusi dal 2 al 27, cioè con un messaggio di chiusura, non mi rompere le palle, non ci rendiamo conto che si sta un attimo, il cliente dice sai cosa, magari tentennava un po', e vado da quell'altro mi dà risposta, mi dà feedback, è presente, spedisce, mi manda la mail, siamo in pieno agosto, arrivederci, grazie. Io no? Ricorderò sempre, mi ricordo quel caso di un nostro cliente, facevamo un'attività sull'estero, cliente estero aveva fatto un ordine poco prima di agosto e lui dal primo agosto ha chiuso tutto. C'è una consegnata la merce? No, ma c'è una consegnata, e il problema era che noi, che stavamo aiutando il cliente nel vendere all'estero, e dovevamo gestire un cliente che aspettava la merce, ma il problema è che nemmeno noi riuscivamo a parlare, perché lui era sparito completamente, cioè dall'1 agosto al, non era il 31 ma poco via, lui non 30, c'era. Sera. Non era il 31, era il 30 sera. Ed era malissimo, quindi, però questa è l'Italia. In realtà noi cosa abbiamo visto? Beh, abbiamo visto che in realtà, come hai detto tu, ad agosto... In alcuni casi addirittura i lead possono costare di meno. Ad agosto bisogna mandare mail, continuare a mandare mail, ma non perché noi ci troviamo nella situazione opposta, cioè ci troviamo nella situazione dove i clienti non mandano mail, mandano mail solo ad agosto per dire che sono chiusi. Cioè che noi abbiamo qualche cliente che non vuole certo. mandare mail, fa due mail all'anno, l'unica mail, buon Natale, bravo, l'unica mail che ci vuole, che ci fa mandare è: ascolta, mi mandi questa mail dove comunichi che sono in ferie. Ma porca miseria, sì. Però questo certo. è l'Italia, questo è il contesto. In certo. realtà no, anzi bisogna, secondo me,
sfruttare questo momento, perché puoi cogliere delle opportunità proprio perché gli altri tendenzialmente sono tutti chiusi. Ma poi anche questi sono concetti veramente che anno dopo anno dico, ma caspita, stiamo dicendo sempre le stesse cose, non cambia niente. Oggi c'è la tecnologia, mille strumenti, ti aiuta, uno può essere non fisicamente, no, oggi c'è il cloud, sono accorti le videoconference, cioè ti puoi fare la conference, ma veramente, cioè al mare, ma anche facendo vedere che sei là, ti puoi fare tutta una serie di cose intelligenti, hai meccanismi, agende, calendari, ti puoi organizzare, quindi cerchiamo di non dare il messaggio siamo chiusi come azienda, okay? È chiaro che puoi parlare di pianificazione della produzione, del delivery, puoi organizzarti da quel punto di vista là, ma soprattutto l'area marketing e vendita, lì ragazzi organizziamoci in maniera tale che se anche non ho nessuno, qualche processo mi resta in piedi, perché sta roba qua non è nemmeno difficile da poter gestire, ok? Ecco, invece su questo tema qua, quindi ragioniamo sul fatto che ci sono molte opportunità e se tu decidi di tenere chiuso queste opportunità, qualcuno le porta a casa e non sei te. E poi un'altra cosa che hai detto è oggi ci sono un sacco di strumenti che ti aiutano, se proprio vuoi, anzi certo. È giusto, se tu vuoi staccare, tu come persona, però tu oggi hai le mail che possono partire in automatico, puoi programmare la pubblicazione dei tuoi contenuti, puoi comunque avere un telefono che squilla anche se sei in spiaggia, ti squilla il telefono e tu alla fine rispondi, magari un cliente potenziale che chiede delle informazioni e becca te, non becca la concorrenza. Cioè oggi non c'è neanche più la difficoltà appunto di dire beh devo stare in ufficio ad agosto, no voglio farmi la mia settimana, nessun problema. Oggi il concetto di poter gestire tutto dalla distanza con processi automatici c'è e quindi nessuno ti vieta di fare le vacanze, ma l'azienda deve dare un messaggio di disponibilità, di presenza, ma anche sui tuoi clienti, perché il tema è ok, io dico non condivido, ma stai talmente bene che il cliente potenziale non gli vuoi rispondere perché squilla nella segreteria, ma il tuo cliente che magari ha un problema, gli vorrai dare assistenza? Perché noi ci troviamo in una situazione dove ci sono aziende che non danno feedback ai propri clienti. Cioè questo è il tema, è assurdo. Ma tra l'altro noi appunto abbiamo, adesso qua lo facciamo a livello di dialogo e di chiacchierata, ma Natale, Ferragosto, se noi andiamo a vedere i database anche che gestiamo dei nostri clienti, ci sono una marea di lead che arrivano in quei giorni là, perché non è che tutti a Ferragosto stanno a, come dire, fare le grigliate, è importante questo, voglio dire, saperlo, dopodiché decidi consapevolmente che te ne sbatti i maroni eccetera, va bene, cioè, anche perché quello che cioè, va bene, va bene per chiaro, no, ma anche il tema è uno in spiaggia, ok, sta sui social, vede la tua sponsorizzata, scarica il contatto, cioè devo dire oggi certo. Puoi sfruttare anche questa logica qui, no? Cioè proprio perché uno è in relax e sta magari di più su Facebook, cito un esempio che magari durante la settimana non c'è, ecco che tu lì puoi agganciare un cliente potenziale che poi magari te lo coltivi e crei un'opportunità. Anzi, quindi lui è in quella situazione, tu gli dai feedback, gli dai risposta comunque in tempi estremamente esigui e ottieni subito un vantaggio. E poi insomma, attenzione, no? Se mettiamo gli autorisponditori, una volta anni fa ho fatto una classifica di post degli autorisponditori più assurdi, cioè c'è chi mette l'autorisponditore con la data però di 2 anni fa, no? Perché ha tenuto l'autorisponditore, siamo sì. In vacanza del 2018, no, siamo già nel 2021, sì. Ha lasciato l'autorisponditore, certo, certo. Noi quindi attenzione, fate attenzione agli automatismi, perché va bene. Chiusa questa prima parte di Lunamark, altro tema che abbiamo deciso di esplorare, perché anche questo è un evergreen, quando il marketing arriva prima della produzione, che più che quando il marketing arriva prima della produzione, c'è un'infinità, poi da noi diciamo così nel nord-est è proprio una caratteristica peculiare, tutte le imprese, tutti gli imprenditori vogliono essere non plus ultra della produzione, macchine di tutti i tipi, aggiornamenti sulla produttività, sull'efficienza, poi vuole dire ma lavori a 2 turni? No, ma qua il ciclo di produzione è full? No. Quindi ragazzi ricordiamoci che non c'è solo la produzione e ricordiamoci che non bisogna produrre qualche cosa di perfetto prima di lanciarlo col marketing. Questo è il concetto, cioè moltissimi pensano
essendo per DNA concentrati sulla produzione, devo avere il prodotto perfetto, devo avere il servizio perfetto, se lo lisciano, vogliono lanciarlo nel mercato quando lo vedono perfetto. Ecco, questo è il momento peggiore, perché quando tu lo lanci in quelle condizioni è già vecchio, è già passato il treno e devi già farne un altro. Ci sono un miliardo di esempi di grandi aziende che pianificano la produzione e il marketing agisce in anticipo. Quindi se anche quel prodotto non è perfetto, è come dire da perfezionare con i bug e quant'altro, comunque lo lanciano. Questo non va nemmeno bene quando il bug è importante, però parliamo di questo. Cioè, com'è il marketing da questo punto di vista? Cioè, qual è il ruolo del marketing nella produzione, per la produzione? Quanto il marketing se ne deve fregare o meno del fatto che il prodotto o servizio sia perfetto prima di lanciarlo nel mercato? Allora, ci deve essere ovviamente un equilibrio, nel senso che non puoi ovviamente uscire con qualche cosa che addirittura è controproducente, perché alla fine è un boomerang, però il marketing è prima, cioè tu devi fare il lancio prima, devi comunicare prima, e perché è capitato anche recentemente con un nostro cliente dove gli abbiamo proposto di uscire con un messaggio dove lui oggi effettivamente non era ancora pronto, però il cliente diciamo che l'ha capito che deve iniziare a comunicare con il mercato un certo tipo di, in questo caso non era un prodotto ma aveva creato una sorta servizio? Di una sorta sistema. Di servizio, di sistema, ok, non è ancora pronto, però inizia a comunicarlo, inizia a farlo, perché è giusto che sia così, ok? Perché altrimenti rischi di o non partire mai, perché il rischio è anche questo, cioè tu per aspettare di avere tutto perfetto, l'ennesima potenza, in realtà non parti mai, e comunque il marketing è avanti, ma ci sono N casi di N aziende, dalla Microsoft alla Apple, ma non solo grandi aziende, perché ecco, a volte magari portare questi esempi uno dopo dice, certo, ok, no, certo, che cavolo ha a che fare con me. Il marketing è giusto che sia prima ci sta il marketing, dopo ci sta il prodotto. È cambiato rispetto a una volta. Una volta mi ricordavo che uno produceva, c'era, stava là, faceva, e dopo il marketing veniva dopo. No, ma perché il marketing una volta nemmeno serviva, bastava, certo, produrre e tu eri a posto. Oggi il marketing sta prima. Si parla di fasi di prelancio, fasi di lancio, il prodotto magari ancora non c'è, però intanto il marketing sta lavorando. Questo è giusto fare. Assolutamente sì, assolutamente sì. E mi vengono in mente dei progetti dove noi siamo proprio in questa fase con i clienti, cioè i clienti, però noi qua adesso lanciando questo messaggio non saremo in grado di fare questo, non saremo in grado di fare quell'altro. E noi diciamo, a parte che sono felice di avere quel problema là, cioè preferisco avere quel problema da risolvere che non un altro, cioè preferisco avere un problema di domanda che non riesco a soddisfare in, certo, qualche modo, che non il contrario, ok? Quindi preferisco avere il problema di una domanda che ho qualche difficoltà a soddisfare rispetto a un problema di non avere domanda, primo punto. Tra i due preferisco avere il primo. E l'altro aspetto è, non devi, cioè in progress risolveremo il problema, non devi risolverlo prima completamente per poter avere successo, che il marketing è un utilizzatore precoce del messaggio, poi dopo ci porremo il problema di come perfezionare, migliorare. Ovviamente questo non deve essere intrapreso in maniera sbagliata, questo tipo di messaggio, cioè non significa la gratificazione, la soddisfazione, l'esperienza del cliente, ne abbiamo parlato un miliardo di volte, cioè deve essere alta e deve essere superiore rispetto a quello che tu vai ad enunciare, però non andiamo nella fase contraria, cioè non andiamo nello step esattamente contrario, cioè quello di voler avere il prodotto perfetto. Pronto, perché finito, no. non esiste. Guarda, anche recentemente un nostro cliente ha fatto un webinar di lancio di un nuovo prodotto, questo prodotto lo stanno ancora perfezionando, certo, non è ancora finito, però intanto che cosa hanno fatto? Hanno costruito assieme a noi una campagna per far capire, guarda, in anteprima ti comunico, cioè crei, come dire, puoi anche giocare, passami i termini, un po' con il marketing nel creare quell'aspettativa, cioè proprio nel far capire, guarda, non è ancora pronto, però in questo momento hai la possibilità di accedere a delle informazioni prima degli altri, cioè puoi anche giocare da questo punto di vista, guarda che, certo, sto lanciando un prodotto solo per alcuni, in anteprima glielo faccio vedere, glielo faccio toccare, gli anticipo cosa sto costruendo, cioè il marketing è fatto anche di questi aspetti che poi ti permettono, quando il tuo prodotto sarà pronto e lo venderai, di vendere di più, perché anche questo è da capire, cioè tu facendo questa operazione vendi di più, non di meno. Assolutamente, e hai toccato un punto che ci apre
ad un'altra interessante riflessione, anche se qua stanno facendo di tutto tra petardi e bombe a mano per cercare di toglierci dalla retrovia, ma noi andiamo avanti. Allora il tema è l'importanza di reagire velocemente ad uno stimolo del mercato. Quindi il mercato, capisco che mi dà dei segnali per cui potrei inserirmi lì, in quella nicchia che si è aperta, in quella... non posso pensare di ok, allora adesso progetto la soluzione, la preparo, la sistemo, la confeziono, è passato il momento. Quindi il tempismo, ecco, questo è un tema molto importante. Il marketing, lo abbiamo detto molte volte, cioè deve viaggiare di pari passo con l'alta velocità. Se sei lento e più piccolo sei, altro concetto correlato, più piccolo sei, più veloce devi andare, più PMI sei, più da questo punto di vista devi essere lo Speedy Gonzales della reazione, no? Non puoi essere titanico. I grandi pianificano, progettano, mettono in moto i meccanismi, ma tu sei piccolo, sei veloce, cambi, giri, forchi, cioè, ok, questo deve essere... Forchi? Forchi, forchi, cioè, c'era un cliente che diceva, forco, adispa, ok? Forchi. Forchi. No, quindi... se no sei come i governi, come l'Italia, mi ricordo, scusate, sulla Radio 24, quando diceva, sai, qua sulle nuove tecnologie, il problema è che l'Italia, appena tu inizi per avere, cioè tu inizi a produrre delle cose, prima di avere l'autorizzazione a vendere, il problema è che la tecnologia è già passata, devi già fare un restyling. No, quindi questo è un tema estremamente importante, cerchiamo di essere veloci, rapidi, e una volta che cogliamo lo stimolo del mercato, il bisogno del mercato, ecco, su quello anche proprio un concetto di campagne tattiche, proprio sul messaggio, la capacità, lo stesso prodotto vuol dire sistema, prodotto, servizio, di venderlo in più modi, da più angolature, in questo momento questo messaggio qua tira, ok, confezioniamoci la campagna tattica, la chiave che in questo momento percepiamo, facciamolo velocemente. Ecco, da questo punto di vista siamo nelle PMI molto indietro, manca proprio questa è un mix di competenza e di sensibilità, no? Cioè non un aspetto culturale che ci portiamo indietro, dove il marketing in realtà purtroppo Non è considerato. Quindi noi stiamo parlando di concetti che per noi sono veramente la normalità, cioè. In realtà mi rendo conto che oggi ci sono ancora troppe aziende che sono estremamente focalizzate sul prodotto, cioè pensano che tutto sul prodotto, che deve essere perfetto, e dopo si vende da solo. Non è così, esatto. Quindi manca la parte strategica ed è estremamente importante. Va bene, direi che qualche concetto l'abbiamo espresso anche questa volta. Fulmini, lampi, tuoni, ma noi andiamo avanti. Mi raccomando, buone vacanze. Buone vacanze, ciao. Buone ferie.